Buongiorno. Come al solito quando mi trovo qui a parlare sono convinto in anticipo che non sarò emozionato, in realtà è tutta un'altra storia essere qui a guardarvi. Sono contento che siate venuti numerosi nonostante l'orario e la giornata feriale e sono qui per così essenzialmente aprire queste due giornate di lavori sulla nostra ricerca. La nostra ricerca di questi giorni è una ricerca che parlerà di respirazione e per non essere stucchevoli l'abbiamo nominata soffocare. Quando abbiamo pensato a questo titolo diversi mesi fa la situazione sociale non era ancora così soffocante, ma in realtà il sistema sta facendo di tutto per darci una mano e quindi il soffocamento progressivo delle libertà individuali, della gioia di vivere e di tutto quanto ne consegue. La motivazione e la modalità di questi incontri, che ormai sono, questo è il quarto incontro che facciamo in Bicocca, insieme alla società, alla facoltà di sociologia, è, l'idea è quella di avere diversi sguardi. Come la maggior parte di voi sapranno, molti anni fa venne fatto un interessante esperimento con i bambini. All'interno di una stanza con più porte c'era un plastico, il plastico di un paesino. I bambini vennero fatti entrare da una stanza, gli venne mostrato il plastico del paesino, poi vennero distratti, fatti giocare. Li fecero poi rientrare da una seconda porta, opposta alla prima, e gli chiesero se il paesino era sempre lo stesso, ma nessuno lo riconobbe perché lo sguardo era diverso. Ora, specialmente nel campo della psicologia, ma nel campo delle scienze in generale, molte persone finiscono con identificarsi con un singolo sguardo della realtà e di conseguenza perdono di vista la complessità di come siamo fatti, di come stiamo nel mondo e di come è organizzata la nostra società. Quindi lo scopo di questi incontri è quello di avere un punto di vista sociologico, filosofico, interculturale, scientifico e anche psicologico. Ma anche nel campo delle teorie psicologiche abbiamo preferito avere una serie di contributi che non vengono da una stessa scuola e da un singolo punto di vista, ma che concernono diversi punti di vista, proprio per poter avere una visione di più sguardi che ci permetta di organizzare meglio la nostra consapevolezza di come siamo e come stiamo nel mondo. Alberto Giassanti parlerà di situazionismo, ce n'è situazionismo, e una frase dei situazionisti che mi è venuta in mente, che è piuttosto divertente: stiamo facendo una raccolta di virgole per fare il punto sulla condizione umana. Grazie. E adesso la professoressa Facchini, direttrice del Dipartimento di Sociologia. Io sono venuta solo a portare i saluti del Dipartimento e poi cercherò di riuscire, nonostante altre cose molto più soffocanti che devo affrontare, a cercarmi di ascoltare almeno un paio di interventi. Credo che ci sia una cosa importante, anzitutto, che ha detto adesso, che è appena stata detta, che è la questione degli sguardi diversi. Io, come noto, noi abbiamo due occhi servono perché solo due occhi danno una visione di profondità. Se noi avessimo un occhio solo ci vedremmo altrettanto bene, non aumenta la capacità visiva, aumenta il senso della profondità. Quindi avere avere più sguardi ci permette di cogliere i fenomeni sociali, gli aspetti che noi studiamo con una profondità che altrimenti non sarebbe un occhio solo, anche molto con una grande capacità visiva non riuscirebbe a porre, perché vedrebbe solo un aspetto e non vedrebbe la profondità, non vedrebbe le diverse sfaccettature di ciò che si va a analizzare. Il tema è certamente un tema molto interessante. Io stavo cercando di pensare il concetto del soffocare e lo pensavo anche come diverse possibilità. Noi possiamo pensare il soffocamento come un contesto in cui l'aria diventa sempre più piena e quindi in cui risulta più difficile respirare, oppure possiamo pensare al contrario, dove
il concetto, l'impressione o il vissuto di soffocamento è dato da uno spazio che si restringe. Io ho l'impressione che forse la dimensione, il problema di oggi sia quella di uno spazio sociale che si restringe, in cui non è tanto l'aria, non sono tanto le cose che aumentano, ma aumentano le possibilità dei soggetti di vedersi in una prospettiva di più lungo periodo. Quello che credo che sia il problema dell'oggi, e per questo mi piace anche il vostro sottotitolo, quello delle strategie, una capacità di formulare strategie di lungo periodo, proprio perché non si riesce a vedere in uno spazio ampio al cui interno muoversi e al cui interno formulare delle modelli, delle ipotesi, delle strategie di intervento di lungo periodo. Quindi credo che questo sia, cioè non è tanto una questione di aria che diventa più pesante, è la questione di un contesto, di un ambiente che diventa più stretto e che quindi comporta un vissuto di pesantezza ben al di là di quello che l'aria in sé tenderebbe a comportare. Noi abbiamo avuto periodi storici in cui l'aria era molto più pesante, però forse anche quando l'aria era molto più pesante c'era comunque l'ipotesi di una possibilità di lungo periodo, la possibilità di uno sguardo lungo, la possibilità di uscire dai propri vincoli stretti, che rendeva tutta la problematicità dell'aria pesante che c'era molto più, insisto, di quanto non ci sia oggi, per chi ha più di 50 anni sicuramente, insomma i confronti che si possono fare, e non parlo di tempi più lontani, parlo anche solo appunto di 40, 30, 40 anni fa, la situazione era molto più pesante nel contingente. Forse però non escludeva una possibilità di miglioramento e possibilità di uscita strategica. Forse noi oggi abbiamo questo vissuto e questa problematicità perché ci viene a mancare l'ipotesi di un possibile miglioramento e l'ipotesi di uno sguardo strategico. Per cui questo punto di vista, la vostra riflessione è molto interessante. Mi piace meno il termine sopravvivenza, perché il termine sopravvivenza è limitativo. Mi piacerebbe individuare un termine invece che sia un po' più, cioè la sopravvivenza dà l'idea di superare il momento di difficoltà, no? Sopravvivere a un momento di difficoltà. Mi piacerebbe anche un'ipotesi invece di provare a pensare delle strategie più complessive, non solo per bypassare, per reggere un periodo di difficoltà specifica, ma anche per di nuovo per pensare in modo strategico in un modello di mutamento più complessivo, positivo. Grazie e ho finito.